Ricordo fuoco, rauche, e dopo troppo panico, e dopo il sacco l'ha buttato giù, ha buttato una barca, però il sacco non ha tagliato giusto questo sotto, tirarlo così per mettere dentro la barca. Ha lasciato tre persone qua, uno morto subito, mio marito e io, però mio marito è uscito così, seduti tutti e due, io ero sopra i piedi lui. Ha bloccato i nostri piedi, non poteva uscire. Anche dove andare? L'acqua? L'acqua era montagna di acqua. E dopo tanto tempo, 4 ore, ha venuto a aiutare un ragazzo. Se n'è andato, è venuto un altro. Ha detto: siamo bloccati. Io gridavo all'italiano: bloccati, non può uscire. Non lo facciamo extra. Voi eravate in acqua, signora? L'acqua di questo. Perché loro l'ha tagliato sopra, allora questo sacco è entrato dentro e ha attaccato ai piedi. Siete caduti? Sbatteva sempre la nave questo rotondo, io metteva la mano per no sbattere la testa. Mio marito gridava, lo diceva, mettile dentro la mano, no, così deve fare io lo conosco la mare. E dopo è venuto a aiutare mio marito, l'ha tirato fuori e si è girato così lui. Ha fatto un zoom di naso, era morto. E io di spavento me la lascia. Lasciami me, l'ha detto questo ragazzo. Io lo so nuotare. Basta lui prendere, però non me l'ho salvato. Io ho salvato, me l'ha buttato in mare alla nave. Dopo io ho preso i piedi con forza, forza, tanto l'ha buttato così per spingermi. E dopo piano piano, piano piano, piano piano, mi ha buttato questo. È una nave piccolo e l'ha preso. Tieniti forte, l'ha tenuto forte, me l'ha tirato e dopo è andato di questa parte, dopo l'ha detto: signora, un attimo ancora, un attimo, un altro forzo. Entrato in mezzo, me l'ha tirato sopra, però io non potevo camminare più. Era bagnata, fredda. Però prima che tirare mio marito e me, potevano tirare più prima, buttare l'acqua alla nave per la fuoco. Buttavano acqua, freddo, veniva tutta porcheria. Faceva. Però io prendeva così il plastico, così, il plastico per non venire l'acqua, per prendere aria. Ah, questo che ha visto io non lo deve vedere nessuno.